Anche i volontari, seppur instancabili, hanno bisogno di una mano e a dare loro aiuto sono state decine e decine di aziende dell'Oggionese, grazie alle quali i volontari di Hauser ora hanno in dotazione due nuovi furgoni per il trasporto degli anziani e dei disabili. Oggi abbiamo fatto questa bellissima iniziativa, piazza piena, tanta gente, molti imprenditori che hanno testimoniato con la loro presenza il contributo fattivo non solo in denaro ma anche in presenza fisica a questa bella iniziativa per l'inaugurazione di questi mezzi per il trasporto di persone anziane e di disabili. Un fatto molto importante e molto positivo. E saranno impiegati anche nei comuni limitrofi, perché abbiamo avuto il patrocinio di quattro comuni, dal comune di Oggiono, Castello Brianza, Annone e Dolzago. Ecco, anche questo è un fatto nuovo, come dire, cioè che questi sindaci hanno sentito il bisogno, anche con la loro presenza stamattina, di manifestare l'importanza di essere vicini alle persone fragili e di essere vicini al volontariato. È un progetto che a Oggiono c'è da tanti anni, continua ad essere sostenuto dai nostri imprenditori, dalle nostre attività, e questa è una gran bella notizia in un momento anche di pandemia, di difficoltà anche economica, sapere che abbiamo ancora degli imprenditori che continuano a sostenere questo progetto così importante per i nostri servizi sociali, che anzi addirittura questa volta si è raddoppiato con un mezzo che sarà utilizzato dai servizi sociali e un mezzo che sarà utilizzato dai volontari dell'Hauser. Quindi un progetto molto bello, inclusivo, solidale, e credo che sia proprio un orgoglio per un sindaco amministrare una comunità così viva, così attrattiva e solidale.